Allora ragazzi, questo video lo sto registrando il giorno dopo dallo scorso, non so se riuscirò a farlo uscire il prima possibile, se uscirà il 31, non ho idea. Fatto sta che mi ricordo, stranamente, avevamo terminato la nostra battaglia qua contro Pavel Batov e adesso tutta, diciamo, la riunione canonica è avvenuta e adesso dovevamo vendicarci contro i giapponesi, se non erro, per riprendere alcuni territori che si chiamavano qua Soviet Remnants, quindi rimanenze sovietiche. E come faremo a fare questa battaglia, questa guerra? Uno, trovare degli alleati. Due, conquistare l'Asia centrale. E tre, fare una flottiglia migliorata. Anche perché con quella che ho adesso, diciamo che non vado da nessuna parte, quindi ci rivediamo fra qualche eone quando sarà tutto pronto e preparato. A little longer than a few minutes later. E ok, ragazzi, ci ho messo solamente 2 giorni di farming. Ma eccoci qua, guardate qua che bello. Siamo un attimino più grandi, come avete notato, la Carelia l'abbiamo conquistata dai finlandesi. L'Asia centrale è stata conquistata da noi e abbiamo formato un'alleanza, il Trattato di Mosca, anche se non abbiamo Mosca. Come avete notato, abbiamo un bel po' di alleati importanti, soprattutto Cuba e Haiti e giustamente la Repubblica Rivoluzionaria dell'Afghanistan. Abbiamo l'Afghanistan con noi, quindi la vittoria è assicurata. E niente, diciamo che mi sono preparato. Ho usato le divisioni, queste qua di track, semplici semplici, quelle che ci hanno portato alla vittoria l'ultima volta. E di aerei, diciamo che abbiamo qualche aereo e vi siete già spoilerati che qua abbiamo ben 65 navi, tutte nuove. Ecco perché Sablin, all'alba del 22 agosto 1976, sta iniziando a pensare di riunire ancora altri vecchi territori, almeno qua dell'area della Russia estrema orientale, e ha pianificato l'attacco per il 1 gennaio 1977. Quindi manteniamo i nervi saldi, ci vediamo al 1° gennaio. Natale 1976, le truppe sono pronte, stiamo per arrivare al 31, continuiamo il gioco, perché giustamente nel 77 finisce il gioco, ma noi continuiamo perché siamo arrivati al 1° gennaio 1977. È arrivato il momento di dichiarare guerra alla Manciuria e al Giappone. E quindi ecco qua, dichiarata la guerra, non si torna più indietro. I giapponesi hanno portato dentro tutti i loro alleati. Inizierei con un primo bombardamento a tappeto. Bene, bene, iniziamo a buttare giù qualche aereo. Molto perfetto. Anche qui iniziamo i bombardamenti pesanti. Provano a pushare? No. Però iniziano a soffrire l'attrito e qui hanno abbandonato, cioè non c'è nessuno qua. Prendiamo questo radar. Per adesso quanti aerei abbiamo buttato? Giù 1600, 1700, bene. E abbiamo preso questo radar importantissimo. Vorrei provare a pushare anche da qua, almeno fare un primo split qui sotto. Intanto, vabbè, mi sono scordato di dirvi delle tasse di guerra e aumentiamo le spese dell'esercito e della navi. Siamo arrivati a un PIL di 127 miliardi, che ci mette al quinto posto, molto bene. E qui stiamo danneggiando. Guarda qui le navi, guarda qui le navi. Piano piano stiamo dando fastidio. Però a pensarci bene, a prendere questo aeroporto potrebbe servirmi per iniziare un pochino a rompere le scatole sempre alla Home Island, perché vedo che di enti aerei qua ne hanno poca. Sappiamo dove andare, quindi volate. Tu vai qui e tu vai a Miao Chie. E qui vorrei provare a fare un push con loro. Posizioniamole in questo punto qui e facciamo questa prima sacca. E dopodiché inizieremo a chiamare anche gli alleati. Facciamo questa sacca e dopo li chiamiamo. È più per difesa personale. Mamma mia. Oh, qui. Oh, santo cielo. Aia, aia. Questa qua sì che è una bella battaglia. Diciamo che abbiamo fatto danni. Direi di iniziare a chiuderla. Togliamo truppe, togliamo truppe.
Scalamuro, Scalamuro, abbiamo chiuso qui la grandissima sacca e abbiamo portato a ben 715.000 morti. Qui i miei aerei si stanno divertendo come non mai. Questa cosa è godurria per i miei occhi. È proprio la godurria. Qui c'è una divisione, vai qua, 14 ore, attenzione. Altra sacca, molto bene. Vabbè, io direi che chiamiamo i nostri alleati. Quindi, Trattato di Mosca, chiama tutti. Mega lag gigantesco, non mi crashare, gentilmente. È esploso il mondo perché ho chiamato i miei alleati. E niente, signori, se provo a chiamare i miei alleati, il gioco crasha. Quindi è un 1v1 tra me e il Giappone. Dannazione questo gioco, dannazione questa mod. È una sfida in più che accetto. Però, dai, anche da solo? Mannaggia te, l'India! A parte ciò, non è che stia andando proprio così male da solo. Cioè, signori, stiamo per fare i danni, ma proprio quelli pesanti. Ti prego, facciamo i danni pesanti, l'ho appena detto, non farmelo guffare. Sì, mamma mia, altri crimini contro l'umanità di cui mi dissocio. Eh sì, tanti danni, buttateli giù le navi, buttatele giù una per volta. E possiamo arrivare a bombardare Beijing. Mentre intanto loro di navi, quante ne hanno? 363, le stiamo abbattendo, ma veramente lentamente. Non faremo mai uno sbarco, ho capito. Questa sì che è un'altra gigantesca sacca. Andate, miei FV, a un chilometro orario, mandate e chiudete tutta questa gigantesca sacca qua nella Manciuria del Nord. E siamo arrivati a 500.000 di morti per me, perché ho pushato duro, contro 4 milioni. Vorrei sapere quanti aerei ho buttato giù. Oh! E continuo a buttarne giù. Interessante. Siamo vicini per arrivare anche a Beijing. Ma qui abbiamo chiuso! Abbiamo chiuso! 4 milioni e 23, molto bene, sono solamente 200.000 morti in più. Magari facciamo capitolare anche il Jinshan, ufficio amministrativo. Mentre invece io qui, io proverei a fare un push del genere. Magari se faccio così riesco a prendere la Manciuria e a farla capitolare. Il fronte è definitivamente caduto. Via, togli tutte queste dannatissime sacche del cavolo. Via, via, via. Potrebbero anche richiedermi una pace, ma stiamo attenti che queste qua volevano andare via. Invece sono state arpionate. Iniziamo a bombardare la Corea. Ma chi se ne frega, dobbiamo fare veloce. Ora attacchiamo anche Asia e ci prendiamo anche qua Cinappo. E direi che dovrebbero anche richiedere una pace separata. Il Kaesong che diventa Seul. Arriviamo a Tsushima, che non so come faremo a prendere, e a Sasebo. Inizia l'invasione dell'isola, della Home Island. Dai su, dai su. Siamo arrivati in terra promessa. Iniziamo a prendere il Kyushu, ma non è importante perché la rinomineremo Nuova Sakhalin. Allora andiamo verso Yagamuchi e Hiroshima. Qui non lo Shukoku, se non sbaglio. Totori! Ho capito, dobbiamo arrivare qui vicini a Tokyo. E siamo nella periferia di Tokyo. Hirohito, gentilmente, chiedi una pace, per favore. Si sono arresi? Sì, finalmente. È ora di fare il trattato di pace ineguale e riprenderci tutti i nostri territori. Yes! E ok, ragazzi, è così che ho voluto distruggere l'impero giapponese. I Viet Minh hanno preso gran parte del Vietnam. Il Laos ha preso questo minimo pezzettino, Lan Chang. La Malesia si è preso qui Sarawak e il Brunei. Io mi sono preso Sabashu e per le meme anche Sulawesi. Qui dove c'era la Papua Nuova Guinea, l'Australia ne ha approfittato. Taiwan l'ho voluta prendere io. Okinawa l'ho presa io. Nagasaki l'ho voluta prendere io. Poi ho voluto fare qui la grandissima meme, dividere la Corea in Corea del Nord e Corea del Sud. Ah no, giusto, ho preso anche Dalian, Port Arthur, me lo ricordo, e tutta quanta la Mongolia. Ora facciamo andare un attimino avanti il gioco.
così si levano un attimo dalle palle. E noi con questa guerra è scoppiata la guerra nucleare. Oh no, mi sa che forse è successo qualcosa qui. The Nuclear Wasteland, è così che finisce quindi? Abbiamo vinto ed è esploso tutto quanto? Va bene, allora niente ragazzi, con questa tristezza nel cuore termino qua il video. Spero che vi siate divertiti e noi ci rivediamo in una prossima serie. Un po' tristemente finita così. Per me è colpa della Corea del Sud. Quindi, ciao ragazzi, statemi bene.